Rieccoci, come vedete, quest'oggi con un nuovo video e ovviamente con questo meraviglioso mazzo The Lover's Path Tarot. È un mazzo stupendo che si ispira a queste grandi storie d'amore leggendarie, mitologiche, oppure comunque storie realmente vissute da questi protagonisti. Storie travolgenti, passionali, a lieto fine alcune, altre purtroppo no, quindi di stampo fortemente tragico. Ovviamente storie appartenute sia alla tradizione culturale e letteraria occidentale che anche orientale. Basti pensare appunto alle varie coppie che appunto sono rappresentate in questo mazzo, cioè Romeo e Giulietta, Iside e Osiride, Ginevra e Re Artù, Cupido, Amore, Psiche, Scheherazade e Shahrir. Quindi storie d'amore i cui protagonisti effettivamente con le loro azioni, con le loro vicende, sentimenti, amore, odio, gelosia, permettono di arricchire con veramente tantissimi significati in più sia ogni singolo arcano che anche ovviamente tutta la stesa. Io comunque ragazzi, come sempre, vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente a questo in cui appunto descrivevo nell'introduzione appunto al video questo meraviglioso mazzo in maniera ovviamente più dettagliata, quindi chi ne voglia sapere di più può appunto andare a questo video. Io vi lascio come sempre appunto il link di riferimento in descrizione. Allora, quest'oggi che cosa andremo appunto a chiedere a questo meraviglioso mazzo? Ha pensato mai di tornare da me? Perché non lo ha mai fatto sino ad ora? Che cosa pensa di me e tornerà mai a cercarmi? Quindi, stesa a quattro carte, passato, ostacoli, presente e futuro, cercando proprio di rispondere in maniera dettagliata a questa tematica. Quindi possiamo mescolare questo meraviglioso mazzo e appunto per il principio di sincronicità, quindi per chiunque di voi si imbatta appunto in questo video, che voglia appunto cercare di capire una persona con la quale appunto ha avuto una storia, una frequentazione che però ovviamente vi è rimasta nel cuore, vogliamo appunto cercare di chiedere a questi arcani appunto questa persona come ha vissuto, come sta vivendo e come vivrà l'allontanamento ovviamente da voi e se farà qualche movimento in futuro. Cerchiamo anche di capire perché obiettivamente questa persona non ne abbia fatti di movimenti, ovviamente, in passato, cioè quali ostacoli praticamente si sono interposti appunto fra di voi. Vediamo un po'. Allora. Allora, perfetto, allora momentaneamente lasciamo in questa posizione appunto il mazzo. Allora, dunque, come appunto vi spiegavo poco fa, qui abbiamo la carta del passato, cioè cerchiamo di capire se questa persona ha mai pensato di poter appunto tornare da voi. Posizione centrale, gli ostacoli, cioè che cosa gli ha impedito per ovviamente di mettere in atto
questa situazione. Terza posizione ad oggi, nel momento presente, cosa pensa questa persona di voi e anche magari cosa conta di fare. E infine in questa posizione abbiamo appunto il futuro, cioè se tornerà mai a cercarvi o comunque entro, diciamo ragazzi, le tempistiche identificate appunto dall'arcano. Allora, iniziamo dunque con la prima posizione, quindi ripetiamo la posizione inerente al passato. Cioè questa persona, ovviamente dopo avervi lasciato, dopo essere stata lasciata da voi, cerchiamo di capire se vi ha pensato, se magari anche solo immaginato di poter ritornare da voi. Allora, e qui abbiamo appunto il 9 di spade. Allora, le carte di spade sono appunto generalmente legate proprio alla storia di amore e psiche o appunto Cupido. Una storia d'amore particolarmente forte, ma avversata proprio dalla dea Venere, che era appunto madre di Cupido. Venere era molto gelosa ovviamente della bellezza di Psiche, della giovane Psiche, e ordinò al figlio Cupido di colpire con una delle sue frecce la giovane Psiche, facendola innamorare a prima vista della creatura più brutta che sia mai esistita. Ovviamente Cupido acconsentì, ma vedendo Psiche se ne innamorò perdutamente, ovviamente ricambiato, e decise di sposare Psiche. Accidentalmente, durante la notte, Psiche, cercando di guardare il volto appunto del suo amato, quindi di Cupido, e cercando di farlo attraverso appunto una torcia, purtroppo gli bruciò un'ala, e di conseguenza questo attirò appunto l'ira della stessa Venere. Psiche cercò e supplicò il perdono sia appunto di Cupido che anche della madre Venere. Ovviamente Cupido la perdonò immediatamente, proprio perché tra Cupido e Psiche c'era questo patto, cioè si sarebbero sposati senza però mai permettere alla moglie Psiche di poter guardare il volto di questo dio. Quindi la perdonò immediatamente perché l'amava profondamente, Venere no, e quindi mise alla prova ovviamente Psiche con prove molto importanti e molto pesanti. Riuscì a superarle anche grazie all'aiuto di Cupido, quindi finalmente i due innamorati riuscirono a ricongiungersi. Quindi è sicuramente una storia a lieto fine, ma effettivamente le prove che dovette superare appunto Psiche furono tante, obiettivamente molto molto pesanti. Quindi in effetti, esattamente proprio come Psiche, ha dovuto comunque affrontare delle prove molto difficili, inerenti in questo caso appunto alla storia d'amore con appunto Cupido. Questa persona ha attraversato un momento molto pesante della sua vita. Il 9 di spade è obiettivamente una delle carte più difficili anche in riferimento alla vita di un individuo, perché il 9 di spade parla di sofferenza, vedete, di ansie, di preoccupazioni, di un ritiro in solitudine per cercare appunto di sbrogliare la tassa di una vita che ormai era diventata troppo complicata. Parla di esaurimento di forze, di energie da un punto di vista psicofisico, quindi una situazione di appesantimento che non riguarda soltanto la psiche, ma magari anche il corpo. Vedete che in questo caso appunto Psiche è appunto accanto al suo letto, al suo giaciglio. Quindi obiettivamente qui parliamo di una situazione pesante, di stanchezza, vi ripeto, sia mentale, emotiva che anche fisica. Potrebbe parlare anche di problemi di salute, quindi questa persona potrebbe non essere stata particolarmente bene per quanto riguarda appunto la propria salute e aver attraversato un periodo di grande preoccupazione. Oppure, vi ripeto, questa è una persona che ha cercato di in qualche modo allontanarsi
da voi, ma anche comunque dalla vita sociale, dalla vita mondana, o comunque una persona che ha cercato di chiudere molti rapporti, perché è una carta di grado 9, che ovviamente si sta avvicinando appunto al 10 di spade, quindi alla chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi è una persona che sicuramente ha cercato la solitudine, l'ha voluta fortemente. Poi voi potreste anche aver visto questa persona, per esempio, sui social, circondata da milioni di persone. Io lo ripeto sempre, ragazzi, innanzitutto tutto ciò che voi vedete sui social è semplicemente l'emblema di un'istantanea, quanto ci vuole per effettuare una fotografia, qualche secondo, d'accordo? Quindi è chiaro che dietro a certi sorrisi ci può essere invece un dolore celato. Inoltre si può anche ovviamente essere molto soli e tristi anche in mezzo a 100.000 persone. Quindi, a prescindere da quello che voi possiate aver visto o saputo di questa persona, posso assicurarvi che è una persona sola. È una persona che ha attraversato un momento veramente brutto della sua vita ed è una persona che si è allontanata anche da molte amicizie, da molte conoscenze. È una persona che potrebbe aver veramente attraversato un momento della sua vita, dico del tutto, diciamo, monacale, sacerdotale, ma obiettivamente è una persona che si è dedicata allo spirito, ha lasciato da parte i piaceri della carne, ha cercato più che altro di dedicarsi a qualcosa in cui credeva particolarmente, quindi innanzitutto cercare di ridare vigore e valore al proprio spirito. Quindi è una persona che obiettivamente vi ripeto, ha avuto bisogno di cure perché non è stata bene a livello di salute psicofisica, oppure è una persona che ha cercato di curare se stesso e se stessa, prendendosi cura appunto di sé, dedicando del tempo unicamente a se stessa e ovviamente rinunciando anche, vi ripeto, ad amicizie, frequentazioni e conoscenze. Quindi è una persona che ha cercato di ricostruirsi, cercando anche di approfondire un concetto morale di vita, cioè nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto con una persona impegnata, questa persona ha cercato di non sbagliare più, quindi di non tradire più la compagna o comunque la persona che ha al suo fianco. Nel caso in cui questa fosse stata una persona dedita appunto per esempio a frequentazioni sbagliate oppure comunque a inanellare una serie di comportamenti sbagliati e ovviamente conoscenze, flirt, comunque frequentazioni frivole, questa è una persona che ha cercato di limitarsi in questo senso e quindi è una persona che ha cercato di vivere in maniera più etica possibile, d'accordo? Però ovviamente il 9 di spade ci può parlare anche di altre preoccupazioni, per esempio in ambito professionale, in ambito finanziario, quindi questa persona potrebbe aver per esempio subito, quindi non scelto, subito un licenziamento o aver attraversato un periodo di penuria economica. Oppure il 9 di spade ci può parlare anche della scoperta, per esempio, di un tradimento, nel caso in cui fosse stata appunto una persona impegnata, che potrebbe aver portato all'allontanamento e alla separazione, addirittura anche al divorzio. D'accordo? Quindi sicuramente il 9 di spade ci fa capire che obiettivamente questa era una persona molto addolorata e dispiaciuta per avervi perso, questo sicuramente, però è stata una persona obiettivamente preda di grandi preoccupazioni che gli hanno impedito in qualche modo di pensare di tornare da voi perché non era il momento giusto. Solitudine, cioè questa persona ha preferito vivere lontano da voi, sola, senza di voi, perché non era il momento giusto, vi ripeto, perché aveva delle gravi preoccupazioni, ma preoccupazioni reali. Il 9 di spade non è l'8 di spade, che ci parla di situazioni, diciamo, di autocastrazione, cioè questa persona non si è autolimitata per paure tutte personali che però non corrispondessero realmente allo stato dei fatti, no? Nel 9 di spade
le preoccupazioni ci sono perché ci sono gli ostacoli e sono abbastanza importanti. Quindi vi ripeto, o per quanto riguarda la salute, ma mi auguro vivamente di no, oppure per quanto riguarda, comunque vi ripeto, situazioni finanziarie o professionali che veramente sono andate alla deriva, d'accordo? O comunque situazioni di conoscenze, di appunto amicizie, frequentazioni che questa persona man mano ha cercato di chiudere, ma proprio perché questa persona non si sentiva più in qualche modo aiutata, supportata da queste persone, di conseguenza ha preferito allontanarsi da queste persone e cercare in se stesso e in se stessa la forza di cui aveva veramente necessità. Quindi il 9 di spade, vi ripeto, ci parla comunque anche di litigi, quindi potrebbe aver effettivamente affrontato dei momenti anche comunicativi piuttosto pesanti, quindi rancori, potrebbe aver, vi ripeto, subito atteggiamenti crudeli, scandali, comunque situazioni effettivamente molto pesanti che hanno portato questa persona ad allontanarsi e comunque anche ad allontanarsi da voi, pur pensandovi, sì, ma in maniera molto dolorosa, perché vi ripeto, questa è una persona che non avrebbe mai voluto perdervi, ma in quel momento non era comunque il momento giusto nemmeno per tornare, quindi nemmeno per assumersi le sue responsabilità. Necessitava di prudenza, questa persona ha dovuto in qualche modo dedicarsi, vi ripeto, a sistemare qualcosa della sua vita, qualcosa di molto più importante che ormai obiettivamente, vi ripeto, era del tutto arrivato alla deriva. Quindi questa persona ha preferito allontanarsi da voi, soprattutto nel caso in cui il vostro fosse un rapporto appunto con una persona impegnata, perché obiettivamente era un rapporto troppo compromettente che obiettivamente avrebbe potuto danneggiare ulteriormente la vita di questa persona. È chiaro che però il 9 di spade ci parla comunque, come vi avevo detto all'inizio, di una carenza di energie, quindi per esempio questa persona non era in grado, per esempio appunto, di raggiungervi nel caso in cui voi abitaste lontani, quindi effettuare anche semplicemente un viaggio, questa persona non poteva muoversi, mi ripeto, o perché effettivamente non stava bene di salute o perché per esempio era controllata da qualcun altro. Quindi ha dovuto in qualche modo prestare massima attenzione, massima prudenza. È una persona che in quel momento ha dovuto rimandare tutto, scelte, viaggi, programmi, progetti. Cioè in qualche modo non poteva assolutamente agire per come invece magari avrebbe voluto, ma perché vi ripeto, questa era una persona che ha attraversato un periodo effettivamente molto difficile della sua esistenza. È chiaro che il 9 di spade ci parla anche di sfiducia, di diffidenza, cioè questa è una persona che comunque non si fidava delle persone che aveva al proprio fianco, cioè una persona che diffidava di tutti, vi ripeto, il 9 di spade ci può anche proprio parlare della chiusura di alcuni rapporti appunto con amici, parenti o addirittura con una compagna ufficiale, cioè questa persona non si fidava più di nessuno e di conseguenza appunto massimo prudenza proprio anche per questo, ma vi ripeto, questa persona ha pensato a voi, assolutamente sì, ma obiettivamente si sentiva in trappola, non riusciva e non poteva muoversi. Quindi il 9 di spade ci parla anche, vi ripeto, di guai, dispute tra amici, relazioni comunque, vi ripeto, ormai sfilacciate, che hanno però costretto questa persona comunque a prestare la massima attenzione. Ma vi ripeto, può parlare anche appunto di una rottura, di un allontanamento da una compagna appunto ufficiale, a cui però ovviamente è seguito un percorso legale assolutamente pesante, cui questa persona obiettivamente si è sentita rinfacciare evidentemente di tutto di più. Quindi non era proprio il momento di muoversi. Questa persona è come se in qualche modo avesse scelto di mettere il vostro rapporto appunto in stand-by. D'accordo? Allora, in posizione centrale, quindi in questa posizione, è chiaro che abbiamo gli ostacoli, cioè che cosa obiettivamente in maniera direi molto più chiara ed evidente ha impedito appunto a questa persona in qualche modo di
appunto ritornare da voi. Cerchiamo di capire quali possono essere stati i reali ostacoli, una persona, un evento in particolare. E qui abbiamo il 9 di coppe. Allora, le carte di coppe sono legate alla storia d'amore, direi piuttosto conosciuta, di Tristano e Isotta. Tristano, rimasto appunto orfano, quindi senza genitori, arrivò alla corte di Cornovaglia, del re di Cornovaglia, re Marco, e prestò giuramento di fedeltà, divenne uno dei suoi più grandi e valorosi cavalieri e ovviamente re Marco lo trattò da sempre come un figlio. Re Marco però si sposò con la bellissima Isotta. Ovviamente tra Tristano e Isotta ci fu amore a prima vista, quindi si innamorarono ricambiati, un amore chiaramente destinato purtroppo appunto sin dall'inizio ad una fine tragica. Tristano provò ad allontanarsi da Isotta, si sposò addirittura con un'altra donna che si chiamava anch'ella appunto Isotta. Ovviamente però il loro amore li portava comunque a cercare di ricongiungersi, di riavvicinarsi nonostante tutte le difficoltà, ma appunto purtroppo poi entrambi scelsero il suicidio a causa però di un inganno, l'inganno della moglie di Tristano, appunto l'altra Isotta, che per gelosia appunto li ingannò, portando prima l'uno e poi l'altra appunto a decidere di uccidersi. Ecco, il 9 di coppe, proprio appunto come la storia di Tristano e Isotta, ci parla di una situazione comunque, come appunto vi dicevo con il 9 di spade, ormai molto compromessa. Quindi una situazione che ha disorientato obiettivamente in questo caso il soggetto della stesa, quindi quest'uomo, questa persona, per cui obiettivamente ha vissuto un momento di talmente grande disarmonia che in qualche modo ha preferito perdurare in una condizione di solitudine. Le carte di grado 9, qui ne compaiono addirittura due, rappresentano appunto l'individuo solo, che pensa forse anche in maniera un po' arrogante di bastare a se stesso. Quindi, successivamente a tutte queste problematiche, questa persona ha preferito però a questo punto di sua spontanea volontà comunque rimanere lontano da voi, proprio perché obiettivamente ha vissuto una situazione talmente disarmonica che in qualche modo questa persona si è presa ulteriore tempo per leccarsi le ferite e quindi in qualche modo per cercare ancora di prendere fiato. Questo però chiaramente ci viene identificato in posizione appunto di ostacolo, quindi in realtà le carte ci suggeriscono che non è stato proprio il massimo del comportamento, nel senso che questa persona non ha agito con buon senso, bensì ha compiuto degli errori di valutazione, errori che effettivamente hanno contribuito ad allontanarvi. Quindi questa persona non ha, diciamo, saputo usufruire della disponibilità che voi avreste avuto in qualche modo per poterlo aiutare. Cioè, è una persona che ha effettivamente perso del tempo inutilmente, quando invece avrebbe potuto tranquillamente trascorrere appunto quel tempo accanto a voi, magari anche chiedendovi aiuto. Cioè, non ha agito con buon senso. Bensì ha preferito, diciamo, forse anche un po' in maniera ingenua, continuare nel suo percorso. Probabilmente anche una persona estremamente orgogliosa, perché il 9 di coppe in accezione negativa ci parla di una persona che si ostina nella sua posizione, si arrocca nella sua posizione di solitudine perché in qualche modo pensa tanto è tutto finito. D'accordo? Quindi è una persona che ha preferito in qualche modo rinunciare o continuare, diciamo, sulla stessa linea della solitudine, vi ripeto, anche per in qualche modo non accentuare contrasti con l'ambiente che lo circondava, per non in qualche modo dare ancora voce a determinati pettegolezzi. È una persona che però così facendo ha commesso degli errori, cioè quello di obiettivamente continuare ad allungare le tempistiche. Però c'è da dire che il 9 di coppe non è mai una carta totalmente negativa, perché ci parla di ostacoli temporanei, cioè questa persona comunque dentro se stessa
pensava obiettivamente che fra di voi la situazione si sarebbe risolta più velocemente. Cioè, comunque, questa persona non ha mai smesso di sperare in un vostro ritorno. Però, nello stesso tempo, in qualche modo procrastinava troppo una scelta, una decisione definitiva sul ritorno. Quindi si è presa un po' troppo tempo, evidentemente, rispetto al dovuto. Per carità, qui le problematiche ci sono state, non si è inventata niente questa persona. Però obiettivamente, successivamente, quindi una volta che queste situazioni si sono man mano appianate, questa persona obiettivamente è rimasta arroccata troppo, vi ripeto, per arroganza, o per un atteggiamento poco maturo, o comunque vi ripeto perché obiettivamente è rimasta traumatizzata e turbata da tutto quello che può essergli accaduto, che obiettivamente questa persona ha preferito comunque, vi ripeto, rimanere comunque in uno stato di solitudine e quindi lontano da voi. Però vi ribadisco che le carte comunque criticano questo comportamento perché obiettivamente non hanno fatto altro che allontanarvi. Quindi questa persona non ha saputo in qualche modo sfruttare il momento giusto per poter tornare da voi. Quindi non dico che ha agito in maniera, diciamo, codarda, però obiettivamente avrebbe potuto fare di meglio. Quindi in qualche modo questa persona si è lasciata ulteriormente bloccare da degli ostacoli. Però vi ripeto, non ha mai smesso di sperare, cioè dal suo punto di vista erano solo ostacoli temporanei, perché tanto prima o poi sarebbe tornata da voi questa persona. Ne era assolutamente convinta, e ne è tuttora convinta questa persona, d'accordo? Nonostante, vi ripeto, tutti questi ostacoli, ma è come se questa persona comunque avesse tutt'oggi ancora la sensazione che in realtà la situazione si potrà comunque andare a sbloccare, d'accordo? Vediamo a questo punto nel presente questa persona che cosa appunto pensa tutt'oggi di voi, vediamo un po'. E qui abbiamo la carta della papessa, della saggezza per eccellenza, oltre che della femminilità, della sensualità e della bellezza. E ovviamente abbiamo la storia d'amore tra appunto Scheherazade e Shahriar. Scheherazade era una donna, vi ripeto, non solo molto bella, ma anche molto intelligente, e divenne una delle mogli appunto del sultano Shahriar, che ogni notte, dopo la prima notte di nozze, uccideva tutte le sue mogli proprio perché non si fidava della loro fedeltà e della tenuta del loro rapporto. Scheherazade però ovviamente voleva salvarsi la vita e quindi escogitò uno stratagemma, cioè ogni sera, prima appunto di addormentarsi, gli raccontava una storia, una novella, ovviamente molto bella, avvincente, che attirò particolarmente, appunto, e attiravano la curiosità di Shahriar. Un racconto che però lei lasciava sempre senza fine, senza un finale, promettendogli di farlo l'indomani mattina. Di conseguenza, ovviamente, lui, pur di ascoltare la fine di questa storia, ovviamente le salvava la vita, quindi non la uccideva dopo la notte appunto precedente. Di conseguenza lei gliene raccontò veramente tante e ovviamente si salvò la vita, ma riuscì anche a far innamorare di sé perdutamente questo sultano. Poi ovviamente, chiaramente, da tutte le storie, da questi racconti nacquero appunto le novelle delle Mille e una Notte, proprio grazie a questi racconti che raccontava Scheherazade al sultano Shahriar. Quindi questa persona vi vede come la sua papessa, cioè questa persona vi apprezza, questa persona vi stima, è molto attratta da voi, perché vi ripeto che Scheherazade era una donna bellissima, era una donna molto femminile, molto sensuale. Non dimentichiamo che appunto la carta che ovviamente è rappresentata dalla papessa, il secondo arcano maggiore, è appunto direttamente legata al segno del Cancro, che rappresenta appunto la femminilità. Quindi è chiaro che questa persona vi trova estremamente sensuale, vi trova comunque sempre una donna molto bella che ammira, ma ammira soprattutto perché la papessa ci vede lungo, cioè la papessa è una donna estremamente intelligente, una donna molto furba, come ci appunto riporta anche la storia di Scheherazade. Cioè la papessa sa ovviamente con chi ha a che fare, la papessa riesce a vedere oltre i veli, la papessa in molti
mazzi più tradizionali, è rappresentata come una donna con gli occhi chiusi, perché la papessa non ha bisogno di vedere con gli occhi o di farsi aiutare in qualche modo nel rapporto con la realtà, grazie appunto ai cinque sensi. La papessa ha uno sguardo interiore che le permette di capire come, dove e quando. La papessa in qualche modo sa, vi ripeto, in maniera molto empatica, in maniera quasi medianica, vedere la realtà dei fatti. La papessa non ha bisogno che le vengano raccontate tante verità perché lei ce le ha già dentro se stessa. Gli occhi della papessa sono interiori. Quindi molto probabilmente questa persona sa che voi sapete, cioè che le motivazioni che vi hanno portato in qualche modo ad allontanarvi da lui o comunque a in qualche modo continuare a permanere lontane da lui in tutto questo tempo, quindi la scelta che avete compiuto appunto di continuare anche voi a rimanere arroccate sulla vostra posizione, quindi a non cercare questa persona, magari ad attendere piuttosto un suo movimento, è il comportamento giusto. Cioè, questa persona sa che voi avevate ragione e che quindi, obiettivamente, le motivazioni che vi hanno spinto e che vi spingono tuttora appunto a rimanere comunque ferme sono corrette. Cioè, voi avevate ragione. Qualsiasi possa essere stata la motivazione che possa avervi portato ad allontanarvi da questa persona o comunque anche solo indirettamente a mettere a rischio il vostro rapporto, erano motivazioni corrette. Perché la papessa non sbaglia. La papessa ha un intuito infallibile. Quindi questa persona si è sentita scoperta e denudata. Ecco perché probabilmente il 9 di coppe. Ecco perché anche in qualche modo questa persona, pur volendo tornare da voi, però in qualche modo tende ancora a rimanere in una posizione, diciamo, piuttosto ferma. Questo perché questa persona sa che obiettivamente voi potreste, a ragion veduta, avercela ancora con lui, che lui ha sbagliato, quindi questa persona ha commesso degli errori, ci sono dei segreti, perché la papessa ci parla sempre di solito di segreti che sono venuti alla luce o che comunque voi avete scoperto, qualcosa che per esempio questa persona vi ha tenuto nascosto, anche semplicemente un lato del suo carattere, che poi appunto è venuto fuori e che chiaramente a voi giustamente non andava bene, non è andato bene e ad oggi continua a non andarvi bene. Quindi c'è un qualcosa che la papessa ha captato, che la papessa ora sa e che è la verità e che obiettivamente spaventa ancora questa persona, perché questa persona si sente ovviamente scoperta, messa a nudo nelle sue fragilità e magari anche nelle sue menzogne. D'accordo? Quindi è chiaro che questa persona in questo momento vi ammira, cioè ha paura comunque anche del fatto che voi lo abbiate scoperto, ma obiettivamente è una persona che comunque vi ammira per la vostra intelligenza, per il vostro acume e in qualche modo anche per la vostra sensitività, per il vostro intuito, per aver capito come stavano effettivamente le cose. Quindi questa è una persona che vi rispetta. E vi teme perché la papessa è temibile, perché vi ripeto, la papessa conosce, la conoscenza ce l'ha tra le sue mani, vedete, c'è un libro aperto in grembo alla papessa, lei sa tutto, quindi obiettivamente questa persona sa che tornando da voi non può più raccontarvi menzogne, perché ormai la papessa l'ha smascherato, la papessa è abile, è furba, è un'ottima comunicatrice, proprio come appunto ha fatto la bellissima Sherazad con appunto il sultano. Di conseguenza è chiaro che voi sapete come in qualche modo gestire anche un incontro dialogico con questa persona e sa che voi ne uscireste vincitrici. Quindi è chiaro che questa persona teme comunque anche semplicemente un impatto comunicativo con voi, cioè anche semplicemente scrivendovi ciao, come stai? Questa persona poi teme una qualsiasi vostra risposta perché sa che voi sapete che siete in grado di arrivare alla verità e che questa persona qualche bugia ve l'ha raccontata, che quindi i vostri dubbi erano fondati, vi ripeto. Quindi è chiaro che la papessa è temibile. La papessa riesce a vedere oltre il velo dell'apparenza. Quindi
Quindi questa persona, vi ripeto, si sente nuda dinanzi a voi, nuda nelle sue menzogne, nelle sue fragilità, nelle sue problematicità e criticità. D'accordo, quindi alla luce di questa papessa direi che a questo punto è molto più comprensibile questo 9 di coppe, d'accordo? Però ha un'immagine di voi perfetta, la papessa è la compagna per eccellenza, perché non è solo una donna bella, frivola. Ma è una donna che può anche dare un apporto, vi ripeto, non solo carnale, ad un rapporto passionale, ma una donna che sa dare tanto da un punto di vista emotivo, sentimentale e soprattutto per quanto riguarda appunto intelligenza e capacità e conoscenze. D'accordo? La papessa non si fa prendere in giro, non prende in giro perché è una donna pulita, ma non ama ovviamente nemmeno che in qualche modo venga presa in giro, subissata di menzogne e di falsità. La papessa ama l'onestà e tale deve essere il comportamento che si aspetta che anche gli altri adottino nei suoi confronti, giustamente. D'accordo? Quindi vi ripeto, è una persona che obiettivamente in questo momento potrebbe anche magari raccogliere delle informazioni su di voi, per esempio tramite amici comuni, oppure magari spiarvi, per esempio sui social, perché appunto la papessa rappresenta chi comunque cerca delle informazioni di nascosto. Quindi questa persona potrebbe in qualche modo spiarvi o, vi ripeto, chiedere anche ad amici comuni, d'accordo? Anche perché qui abbiamo il 9 di spade, le spade ci parlano sempre comunque anche di un'attenzione comunque morbosa in riferimento ad una persona, in questo caso a voi, d'accordo? Quindi questa persona potrebbe spiarvi, per esempio, sui social, comunque osservare anche semplicemente le vostre foto o cercare informazioni in riferimento a voi, eh? Ma questa persona non vi ha dimenticato. Però esattamente come voi siete qui in questa stesa a chiedere di lui, perché state pensando a lui e state continuando a ricordare di lui la stessa identica cosa la sta facendo lui. Cioè anche lui non vi ha mai dimenticato, perché la papessa parla proprio di quel parlarsi, anche semplicemente senza aprir bocca, semplicemente con un'energia, l'energia dell'amore, che difficilmente appunto poi viene meno, soprattutto se comunque qui c'è stato un rapporto importante. D'accordo? Allora, vediamo in questa posizione il futuro, cioè se appunto questa persona farà finalmente un tentativo e magari vediamo anche un po' in quali tempistiche. E qui, allora, e qui abbiamo il 6 di bastoni. Ecco, una carta di bastoni che come tutte appunto le carte di bastoni si rifanno alla storia tra Sigfrido e Brunhilde, una storia molto forte, fatta di coraggio e soprattutto a lieto fine. Perché difatti Brunhilde era ovviamente una valchiria ed era la figlia prediletta del dio Wotan, quindi del dio Odino. Chiaramente il suo compito fu quello di eliminare Sigmund, la moglie, ed il figlio, il giovanissimo, il piccolo Sigfrido. Dopo aver ascoltato però la storia d'amore tra Sigmund e la moglie, decise di non ucciderli proprio perché Brunhilde si fece intenerire dalla loro storia, dalla bellezza della loro storia d'amore, e di conseguenza decise di appunto lasciarli vivere. Dopo molti anni, Brunhilde incontrò ovviamente Sigfrido, che ormai era diventato un bellissimo giovane, e di conseguenza si innamorarono. Quindi il sacrificio di Brunhilde, che ovviamente poi si mise contro lo stesso padre, che appunto era il dio Odino, e che la punì severamente, Brunhilde, dopo questo suo atto di coraggio, però ottenne una grande ricompensa, l'amore, l'amore eterno di Sigfrido. Quindi ovviamente è una storia a lieto fine, anche perché appunto poi fu proprio lo stesso Sigfrido che appunto aiutò Brunhilde contro l'ira di Odino. Quindi sicuramente ricambiò, contraccambiò ovviamente l'essere stato salvato da Brunhilde, salvo poi appunto essersi innamorato perdutamente di lei. Quindi fu un amore veramente molto bello, a lieto fine, un amore non convenzionale, diciamo, ma che poi appunto permise a Brunhilde di
vivere una vera storia d'amore, proprio quella storia d'amore che l'aveva tanto intenerita, del padre appunto di Sigfrido, che era appunto Sigmund. Ecco, il 6 di bastone è una carta molto bella, perché appunto ci parla di successo, ci parla comunque di un coronamento, di un desiderio, di qualcosa che obiettivamente si vuole da tanto tempo, che è stato chiaramente particolarmente avversato dalla sorte, ma anche da dei nemici, appunto, che si sono interposti nell'ambito della vostra storia, che però verranno sbaragliati, perché il 6 di bastoni ci parla proprio generalmente di un principe, appunto, che torna da una battaglia vincitore. La carta precedente al 6 di bastoni è il 5 di bastoni, che ci parla appunto di conflitto. È la carta del conflitto per eccellenza. In questo caso il 6 di bastoni ci parla proprio di una vittoria rispetto anche a nemici e a rivali. Quindi sicuramente questa è una persona che tornerà, perché il 6 di bastoni ci parla di notizie, ci parla di soddisfazione, ci parla di successo, ci parla di realizzazione anche molto spesso insperata. Ci parla del buon esito di qualsiasi impresa, ci parla di contrattazioni, di trattative che ovviamente andranno a buon fine, quindi qui ci sarà comunque un sentirsi, un riparlare, e ovviamente dovute però chiaramente ad un impegno importante. Quindi sono in arrivo delle buone notizie. Ovviamente, ragazzi, parliamo di un 6 di bastoni, una carta di grado 6. Quindi generalmente rappresentano comunque dei piccoli guadagni, cioè dei piccoli passi avanti. Non è un asso di bastoni o un asso di coppe, quindi non è una serenata, non è un cavaliere di coppe, qualcuno che torna chiedendovi perdono. Qui potrebbe esserci un piccolo tentativo che potrebbe appunto fare questa persona e che voi in qualche modo potreste notare e vivere in maniera molto positiva. D'accordo? Quindi sicuramente è un piccolo movimento, ma che a questa persona costerà veramente, veramente tanto. Quindi potrebbe essere per esempio un piccolo messaggio, semplicemente un ciao, come stai? O anche per esempio ricominciare a seguirvi sui social nel caso in cui in qualche modo questa persona avesse smesso di seguirvi dopo la vostra rottura. Potrebbe essere un classico like sui social, o anche semplicemente potreste notare il suo nome tra persone che in qualche modo appunto hanno visto una vostra storia piuttosto che tutto quello che potreste aver pubblicato. D'accordo? Quindi sicuramente qui c'è l'arrivo di ovviamente delle notizie, perché le carte di grado 6 ci parlano di un rinnovato equilibrio dopo un momento particolarmente difficile, dopo un intenso lavoro e dopo comunque in qualche modo aver ricominciato a guardare con ottimismo alla vita, in questo caso ovviamente ad un rapporto. Questa persona, vi ripeto, si muoverà maggiormente consapevole di una sua probabile vittoria, quindi è come se questa persona in qualche modo abbia recuperato parte della sua autostima, quindi si senta un pochino più tranquillo e in qualche modo rinfrancato nel ritornare da questa papessa che obiettivamente lo spaventa così tanto, ma ha ottime speranze, quindi speranze per il futuro. Quindi sicuramente i desideri verranno comunque in qualche modo esauditi. È chiaro che questa persona si mostrerà a voi in maniera molto umile e conciliante, e probabilmente anche lo stesso atteggiamento che avrete voi nei confronti di questa persona. Cioè, il 6 di bastoni non ci parla di litigi, per fortuna, d'accordo? Quindi in questo caso ci sarà un piccolo passo avanti che sarà comunque molto importante per voi, porterà soddisfazione. È chiaro che però qui c'è un'emotività molto intensa, per cui sicuramente nel momento in cui voi riceverete questo messaggio, piuttosto che questo piccolo segnale di riavvicinamento, sarete comunque preda di emozioni contrastanti, perché sicuramente da una parte sarete particolarmente felici, però dall'altra capirete che dovrete affrontare il ritorno di questa persona, ragazze, con una certa cautela, d'accordo? E comunque pazientando, cioè non vi aspettate che le cose in qualche modo procedano velocemente, perché è una carta, vi ripeto, di grado 6, quindi in una posizione grosso modo mediana, cioè questa persona non è ancora pronta a chiudere
il ciclo precedente, direi piuttosto negativo, per iniziare qualcosa di nuovo. D'accordo? Quindi questa è una persona che ha bisogno purtroppo ancora di tempo e obiettivamente ve lo chiederà. D'accordo? Quindi sicuramente in questo caso procederà con cautela, proprio cercando di evitare, diciamo, degli errori banali, ma è una carta di successo, quindi ovviamente con tutta questa cautela sicuramente questa persona riuscirà a portare il proprio trionfo, agirà anche con onore, vi ripeto, in maniera eroica, ovviamente tornando, vi ripeto, da voi, cercando di farvi comprendere, anche magari raccontandovi tutto quello che sino ad ora questa persona ovviamente ha passato, ma agirà con coraggio. Cioè il 6 di bastoni rappresenta la vittoria che si ottiene grazie al coraggio, proprio appunto come è accaduto a Brunilde. Quindi sicuramente non è una carta che rappresenta un successo avvenuto dopo pochi sforzi, d'accordo? Inoltre il 6 di bastoni ci parla ovviamente anche a livello numerologico di una scelta, perché voi sapete che tutti gli arcani minori si rifanno ai propri arcani maggiori corrispondenti. Il 6 di bastoni a livello numerologico ovviamente ci riporta quale arcano maggiore, il sesto arcano maggiore, quindi l'innamorato o gli amanti, che rappresentano la scelta. Quindi questa persona agirà scegliendo di voler agire, perché questa persona vuole, vi ripeto, a tutti i costi ritornare da voi. Inoltre, per quanto riguarda appunto le tempistiche, il 6 di bastoni generalmente come carta identifica appunto i giorni che grosso modo appunto vanno dal 21 al 27 di luglio. Quindi questa persona potrebbe proprio riaffacciarsi a voi in particolar modo entro appunto questi 6-7 giorni, ovviamente del mese di luglio, quindi in piena estate. Ovviamente il 6 di bastoni a livello, diciamo, gruppale, assieme al 4, al 5, appunto al 6 di bastoni, rappresentano appunto tre carte che a livello temporale si rifanno grosso modo alla seconda decade di un mese, quindi appunto dal 10-11 fino al 20-21 appunto di un mese. Di conseguenza questa persona potrebbe appunto effettuare questo tentativo, per esempio, entro appunto la seconda decade del mese in cui andrete a appunto vedere questo video, cioè nel caso in cui voi appunto vediate questo video i primi di aprile, questa persona potrebbe appunto riscrivervi o comunque riaffacciarsi a voi entro la seconda decade appunto del mese di aprile, quindi dal 10 al 20 di aprile, oppure appunto dal 10 al 20 dei mesi successivi, con, vi ripeto, particolare attenzione appunto ai giorni che vanno dal 21 al 27 di luglio, d'accordo? O comunque questa persona potrebbe riaffacciarsi a voi entro una ventina di giorni. Di conseguenza, effettivamente, il movimento di questa persona direi che è piuttosto vicina nel tempo. Tra l'altro, come appunto vi ripeto sempre in tutte le stese, le coppe e i bastoni rappresentano dei movimenti molto più veloci, mentre appunto le spade e i denari rappresentano delle tempistiche molto più lente. D'accordo? In questo caso invece, vi ripeto, le tempistiche sono direi piuttosto veloci, con appunto una gran bella carta di successo. Voi sapete, ragazze, che comunque io dopo un certo lasso di tempo rifaccio le stese, quindi rifarò anche questa e di conseguenza andremo a ovviamente tenere d'occhio chiaramente la situazione. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, cautela, prudenza e mi raccomando, tenete duro. Buona fortuna!